E ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Possiamo dire in uno dei video annuali tra i miei preferiti, ovvero ovviamente il video acquisti di Lucca Comics 2022 in questo caso. Quindi non perdiamoci in chiacchiere perché ho una pila tipo così di roba da farvi vedere e quindi mandiamo subito la sigla. Iniziamo subito con un piccolo aneddoto. Io avevo preso l'Early Bird per il sabato, per il 29. Infatti, ecco qua ovviamente il biglietto con relativo mio programma scritto dietro rigorosamente a mano come ogni anno. Mentre poi mi sono deciso tramite prevendita normale, non con l'Early Bird, per il martedì 1 novembre. Anche qua, ovviamente, programma bello scritto dietro. L'aneddoto è che sabato ero dentro lo stand dell'Up Shockdom, mi pare. E dietro le persone che stavano guardando i fumetti nello stand c'era un braccialetto per terra. Lo guardo per bene, vedo scritto il 30, sì, 30 ottobre e quindi che fai? Lo lasci lì? Mi sono chinato e l'ho preso. Quindi io mi sono fatto anche la domenica completamente a gratis per il biglietto. Quindi GG, mi dispiace per quella persona che è arrivata lì la domenica credendo di avere il braccialetto e invece non ce l'aveva. Mi dispiace veramente per lui, spero che sia riuscito in qualche modo a farselo ridare, ma ho i miei dubbi perché comunque te lo sparano quando te lo danno e quindi non lo so. Forse era uno che aveva fatto l'abbonamento e quindi aveva già ritirato tutti i braccialetti. Non lo sapremo mai. Quindi, grazie sconosciuto. Mi è servito perché sì, in 2 giorni avrei fatto molte meno cose, molti meno autografi di quanto dovevo farne. Quindi sì, alla fine ci è voluto un terzo giorno in più, soprattutto per una cosa che ho fatto il martedì, che ovviamente andremo a vedere successivamente. Qui abbiamo la mappa, come da ultime tradizione degli ultimi anni è molto compatta, tutta pieghevole, quindi GG. Io ovviamente mi ero stampato anche altre mappe per conto mio, a colori. Poi ce ne avevo stampata una anche in A3 al lavoro, ma vabbè, quella poi non l'ho neanche portata, quindi a posto. Mentre il programma quest'anno l'hanno messo sul giornale. Ogni tanto fanno questi giornali, però dentro c'è altre cose. Quest'anno ci hanno messo proprio il programma della fiera. Quindi niente, sostanzialmente c'è il programma, invece di fare un Debian un po' come la mappa. Questa non l'ho fatto sul giornale. Ok, partiamo con una cosa che in realtà non ho preso a Lucca, ma mi è arrivata il giorno prima, perché avevo fatto il preordine su Mangaio per la variant di Made in Abyss numero 1. Questa variant speciale che hanno fatto, diciamo, loro proprio in collaborazione con J-Pop. Insieme è arrivata anche una cartolina. Niente, vabbè, info varie. Che questa sembra comunque Mojiko, la disegnatrice che vedremo successivamente. E niente, questa è la variant. È tipo un pochino ruvidina, diciamo così. Anche il sottocoperta è diverso rispetto al volume originale. Poi forse c'è, no, la pagina a colori mi sa c'era anche in quello normale. E dentro la sovraccoperta c'è la mappa dell'Abisso, un po' come a richiamare, se non mi ricordo male, la vera variant che uscì con del numero 1. Che anche quella però era una cosa mega particolare perché era fatta, mi pare, in collaborazione con una università, non mi ricordo assolutamente bene i dettagli. Che però adesso, se vuoi avere quel volume lì,
ti devi cavare un occhio, perché costa veramente appunto un occhio. E purtroppo io, diciamo, ne venni a conoscenza solo dopo un po' che la serie iniziò. Quindi l'avevo preordinata perché pensavo che sarebbe andata parecchio a ruba, ma poi in realtà alla fine allo stand di Mangayò ce ne avevano ancora diverse, quindi vabbè, pace. Altra cosina a caso, nello stand Napoleone, nel punto informazioni c'era questa rivista che praticamente in occasione dei 20 anni di Bang ti regalavano una carta che è qui, che praticamente è Emiliano, è la carta di Emiliano Sciarra, il creatore di Bang. Quindi niente, questa carta aggiuntiva, cavolo, sono 20 anni, non pensavo fosse stato così prolifico Bang. Noi, io e i miei amici ce l'abbiamo con diverse espansioni e ogni tanto ci giochiamo. Allora, poi partiamo dall'ospite che praticamente ogni anno non può mancare, il buon Paolo Barbieri. Questo è il suo volume annuale, Alice in Wonderland, Alice nel Paese delle Meraviglie, ovviamente illustrato da lui e schiacciato con questo coniglietto, molto carino. In realtà lui l'ho trovato appunto lì in Napoleone, quindi allo stand della Scarabeo, in una sessione che non mi ero scritto perché, boh, all'inizio non volevo neanche comprarlo questo subito, l'avrei comprato successivamente su Amazon e magari autografato l'anno prossimo, però vabbè, già che lui era lì, non c'era tanta fila, l'ho preso e me lo sono fatto schiacciare al volo. Mi ero portato dietro anche Favole degli Dèi, della Bonelli questo. Appunto, non mi ero segnato questo firmacopie perché era alla Scarabeo e io avevo solo un volume della Bonelli. Quindi magari non è proprio bellissimo andare da un editore con i volumi di un altro. Quindi ecco, diciamo, ho preso Alice per farmi autografare anche questo. E appunto, dato che non c'era neanche tanta fila, lo sketch me l'ha fatto anche qua. Perché di solito lui fa uno sketch e il resto firme. Però appunto non c'era grande casino, quindi me l'ha fatto anche qui. Quindi GG. Questa in realtà non c'è scritto, forse c'è scritto dentro, non lo so. Comunque, questa è la variant di questo volume, che normalmente ha la cover uguale all'opera originale che era sulla Mondadori, perché Favole degli Dèi è stato il suo primo libro illustrato, diciamo personale, perché in realtà ne aveva fatti altri due per il Mondo Emerso, per la Troisi. Quindi sì, questo è il suo primo personale, ecco. Questa era la variant che costava anche un paio di euro in più, mi pare. Passiamo avanti e qui arriviamo al discorso dello stand della J-Pop, Crunchyroll e Mangayò, e appunto c'era tutto il meet and greet con i vari influencer, c'era Mangaka, Caverna di Platone, Kirio, Volpescu, Mojico, e infatti io mi sono comprato Yo-chan First Stream di Volpescu e Mojico e me lo sono fatto autografare e sketchare. Eccolo qua, un piccolo sketchettino. Per chi non lo sapesse, questo è il primo hentai italiano, quindi non posso farvi assolutamente vedere quello che c'è dentro. E niente, passiamo avanti. Sì, magari qualcosina del backstage, ma meglio di no. Quindi niente. Poi appunto, a fine video facciamo un discorso completo su Lucca Comics, come al solito. Qui andiamo a dritto sugli acquisti. Qui ci spostiamo sulla self-area. Come sempre io seguo Kumishire, una ragazza che ho conosciuto in una fiera qua a Prato. E il suo stile è tipo
antico giapponese, quindi è stato veramente un colpo di fulmine quando l'ho vista lì per la prima volta in questa fiera a Prato e da lì l'ho sempre seguita, e anche con Kickstarter, ora non mi ricordo se usava Kickstarter o Indiegogo, comunque uno dei due, tutti i vari progetti che ha fatto, i suoi volumi, li ho sempre seguiti e sempre sostenuta. Qui abbiamo una dedica con uno schiacciettino. Grazie per il sostegno. Perché e qui il nuovo sticker annuale con Amaterasu, la sua cagnolina di compagnia Akita, che è sempre con lei anche lì allo stand. Infatti attira sempre molti curiosi. La tecnica di usare il cane per attirare i clienti è ottima. Ok, questa è Yukidama, Fuoco fato di neve, la ricerca. È una light novel, quindi non è proprio un fumetto, e ogni tanto c'è anche qualche disegno, ecco, di accompagnamento. Questo faceva parte di un perk di Kickstarter che avevo sostenuto quasi 2 anni fa, una cosa del genere. Poi, fra Covid, fra problemi suoi, ha fatto 10.000 traslochi e finalmente si è stabilizzata a Firenze, per l'appunto. E questo perk consisteva in questa light novel, Yukidama 2, che è proprio fumetto, il secondo volume. Ci avevo aggiunto anche Yukidama 1, che non avevo. Poi cosa c'era? Una mascherina con tipo a forma dico di gatto, però in realtà è la maschera che questi cacciatori di demoni hanno, che ricorda un po' vagamente la mandibola di un gatto demone in stile giapponese, ecco, diciamo così. Quella e sì, e un acquerello in A4. Quindi ci eravamo messi d'accordo per il ritiro a Lucca, e solo che sono andato lì il martedì, quindi l'ultimo martedì pomeriggio, quindi per lasciarle il più tempo possibile, però alla fine non è riuscita comunque a farmelo, perché comunque ne aveva altri da fare, e anche Yukidama 2, che è già una vita che doveva uscire. Finalmente dovrebbe andare in stampa a dicembre e niente, quindi dice che dato che sta a Firenze organizzerà magari un evento, un piccolo evento per consegnarci finalmente questo Yukidama 2. E lì mi darà anche l'acquerello. Vi aggiornerò quando sicuramente lo avrò. Quindi niente, appunto lei ha questo stile un po' antico giapponese. E innamorato perso fin da subito quando l'ho visto. Questo è il retro, mi sa non l'avevo fatto vedere. E tra l'altro, inframmezzato ci sarà anche il remake di Kitsune Toneko, che è la sua prima opera, diciamo, che era il numero 0, infatti, quando uscì l'ha chiamato così. E quindi ci sarà il remake anche di quello. Quindi GG, lo prenderò sicuramente. Chiusa parentesi, Kumishire. Andiamo avanti con Giulio Macaione, new entry, diciamo. Infatti, relativamente poco tempo fa era uscito Fucking Sakura, volume 1 e volume 2. No, sono un deficiente. Volume 1 e volume 2. Niente, appunto, parla di Giappone, di questa coppia che fa un viaggio in Giappone, però litiga per l'ennesima volta in aereo, e quindi decidono di farsi la vacanza ognuno per i cazzi suoi. E poi ci sarà appunto il ritrovo finale e tutte le loro consapevolezze maturate in questo viaggio porterà a un certo finale che vedremo per il destino della loro coppia. Molto molto carino. Quindi niente, me li sono fatti della Bao Publishing, quindi in Piazza Napoleone. Questi due,
semplicemente autografati con dedica. Qui purtroppo l'ho chiuso troppo velocemente, mi si è macchiato il resto della copertina, quindi mi girano un pochino le palle. Uno e uno due, questo è un po' meglio. E però lo sketch me lo sono fatto fare su Scirocco, eccolo qua, altra sua opera. Questa l'ho presa dopo perché appunto io mi sono approcciato a lui con Fucking Sakura e poi mi sono concesso anche questo Scirocco. Scirocco è veramente bello, è veramente commovente e sentimentale. È questa storia di questa famiglia, è una storia di una famiglia e di una ragazza che insegue il suo sogno di ballerina, ambientato a Venezia e anche in Sud Italia. È molto molto bello. Molto ganzo, è che praticamente ogni capitolo è rappresentato da un colore diverso. Tipo la parte al sud è in giallo, quindi per ricordare il calore del Sud Italia. La parte a Venezia è in blu, ovviamente richiamo al mare e all'inverno, perché qui forse era inverno, e poi boh, la parte finale tipo in viola. Molto interessante come scelta. E niente, me lo sono fatto questo, me sono fatto sketchare, molto bellino, molto molto bellino, con appunto la protagonista, con la protagonista, ancora mi sfugge, Mila. Mia. Sì, Mia. Ok, tra l'altro ho fatto una figura di merda con lui perché arrivo lì, mi chiede, che personaggio vuoi? Ho detto Laura. Lui infatti mi ha guardato in modo stranito, ho scritto Laura, la protagonista. Lui mi fa, no, Mia vorrei dire. Ho detto, sì, cazzo. Perché ormai è già passato più di un anno che l'ho letto l'estate scorsa, mi pare. Estate 2021 e quindi non mi ricordavo più i nomi dei personaggi. Avevo sfogliato le prime pagine perché mi ricordavo la scena iniziale e c'era scritto appunto qui Laura e quindi pensavo si riferisse a lei, invece si riferiva a un'altra ballerina. Infatti bastava girare altre due pagine e poi c'è lei. Quindi bene, figura di merda con la prima volta che ho incontrato Macaione. Quindi a posto. Allora, un'altra grande mia conoscenza, se così vogliamo dire, che forse negli ultimi anni avevo visto relativamente meno, perché tutte le sue opere, con tutti i volumi, ce li ho tutti autografati, nel corso delle varie edizioni di Lucca Comics me ne portavo 4 o 5 e glieli facevo autografare, è tutta roba molto vecchia. Stiamo parlando di Luca Enoch. Enoch o Enoch, non ho ancora capito come cazzo si pronuncia, e quindi di lui era uscito questo nuovo fumetto, Zombicide, un fumetto su un'invasione zombie, abbastanza classico, a colori, molto bello, e che lui non l'ha disegnato lui, ma come ha curato il soggetto, quindi sì, ha curato il soggetto. Quindi me li sono fatti autografare tutti e quattro. Ecco qua. Vi faccio vedere giusto il primo. Qua abbiamo il numero 2, 3, e 4. Quindi, vabbè, questo era il soggetto. Quindi a me piace molto come disegnatore, ecco. Però già che avevo questi, me li sono fatti autografare anche questi. E poi, nel frattempo, in quest'anno si è conclusa questa mini saga di Sottosopra, che è uscito il numero 2 e il numero 3. Questo è il 2 e questo il 3, fatto da lui e da Crosa. Anche qui lui non è il disegnatore. Penso sia appunto soggetto e sceneggiatura di Luca Enoch. Sì, anche questo autografato. Tra l'altro, in quella sessione
eravamo lì vicino lì alla Bonelli, non proprio alla Bonelli, ma era un edificio lì accanto, che non mi viene come l'hanno chiamato. E eravamo in tanti, quindi non riuscivo a finirci tutti. È rimasto, ha tipo fatto slittare la successiva sessione di autografi, quindi è rimasto, quindi ci ha fatto tutti. E io, appunto, queste opere, dato che non sono disegnate da lui, non me le sono fatte sketchare neanche una. Ha detto: chi è che vuole solo l'autografo? E ci hanno fatto mandare. Quando arrivo lì, mi chiede: vuoi uno sketch? Ho detto: no, no, i ragazzi dietro stanno aspettando, perché bisogna essere un po' buoni tra di noi quando siamo in fila. Quindi niente, sono fatto fare solo gli autografi, ma mi va benissimo così. Tanto, appunto, ripeto, non era lui il disegnatore. Molti lo conoscono, l'hanno approcciato con Drago Nero, ovviamente il grande successo che ha avuto questa serie della Bonelli, però appunto io lo conosco più come autore singolo, con tutte le sue opere passate degli anni 90 sostanzialmente. Quindi il Drago Nero non ce l'ho neanche, non l'ho mai letto, non mi interessa perché è una cosa troppo lunga, è una di quelle serie infinite che chissà mai se avrà una fine, quindi poi iniziarlo adesso è praticamente impossibile. Quindi niente, io sono affezionato a lui però come autore per conto suo e come disegnatore, quindi Drago Nero appunto non lo seguo e non ho niente. Una volta finita la sessione sua, in quella parte c'era anche possibilità di acquistare volumi della Bonelli e c'erano alcuni volumi autografati di già e c'era questa variant limitata di Morgan Lost Fear Novels, che è la serie quella attuale, a 6 euro, il numero 5, che devo ancora avere, sì, perché siamo arrivati al terzo volume. Il quarto stava ritardando, comunque qui c'era già il quinto, variant. L'ho presa giusto perché era già autografata, se no l'avrei lasciata lì, probabilmente. È autografata dal copertinista. Eccolo qua. Infatti la firma è esattamente identica. È limitata variant perché non so se si vede. Cerco di fare un po' il riflesso. Ecco lì il colletto e la scritta in cima di Morgan Lost sono tipo in rilievo, ma niente di che. Non so se tipo si illuminano al buio, ma non lo so. Non è una variante incredibile, ecco, diciamo così. Ok, adesso veniamo a un grandissimo ospite, anche lui, new entry. Tra i miei autori preferiti attualmente, e stiamo parlando di Bigio. Bigio, io l'ho scoperto con Drizzt, la sua prima opera, fatta a strisce fantasy su Facebook, che ho finito di leggere solamente poco prima di Lucca. Iniziò nel 2010-2011, una cosa del genere, e la iniziai, la lessi per un po', però dato che usciva, era ancora in uscita ovviamente, poi a un certo punto mi stoppai, l'ho ripresa varie volte nel corso degli anni, però è finita tipo 3 o 4 anni fa, e quindi appunto prima di Lucca, non so perché mi è tornata in mente e l'ho finita di leggere tutta, con un finale che non mi è piaciuto. Soprattutto per la morte di un paio di personaggi capisco che Katie doveva morire e questo l'abbiamo appurato, ci avevo fatto l'anima in pace, però non mi è piaciuto il come e la tristezza un po' del finale in sé, ecco, diciamo così. Però comunque mi è piaciuto veramente tanto, personaggi ai quali mi ci sono affezionato insospettabilmente tanto e quindi l'ho sentita molto sta cosa e da lì poi è partito tutto il resto ovviamente e ho comprato tutto il resto che aveva fatto. Ovviamente Drizzt l'avevo sempre visto lì alla Shockdom che vendevano anche volumi cartacei, però
però non li ho mai presi perché appunto lo leggevo su Facebook, quindi era un po' una puttanata, sarebbero stati i soldi veramente buttati via, tanto è una cosa che avevo già letto. E la serie successiva è The Author, e questa forse è ancora più geniale perché parla di sé come autore e si inventa questa storia che le muse gli fanno visita. Questo mondo delle muse che appaiono agli autori per ispirarli e così via, un po' ispirato alle muse greche, ecco, e dell'antica Grecia. Quindi, vabbè, anche quello l'ho finito di leggere durante la fiera perché stavo facendo una fila di cui dopo vi parlerò. E nel mentre l'ho finito con una mezza lacrima nel mezzo. Perché anche quella mi è piaciuta veramente tanto, e anche lì il finale, purtroppo, un po' il magone è venuto. Ma andiamo avanti. Quest'anno Lucca ha iniziato queste altre due serie, piccole serie da un paio di volumi l'una. Quindi sono uscito il primo di Bikini Armors, della Salda Press, questo. Disegnato sempre da Maeb, quindi ho conosciuto anche la coloratrice, che è anche quella di Drizzt e di The Author, credo, vorrei dire puttanate. Ovviamente anche questo tutto a colori. Me lo sono fatto sketchare, appunto qui c'erano entrambi, e quindi è anche colorato, quindi molto molto bello. Questo mi è piaciuto veramente tanto. Ovviamente, praticamente ancora tutto da leggere, quindi non so molto, si sa solo la trama così vaga. E l'altra serie, che è invece della Shockdom, che è Newt e Bobo, cacciatori di meteore? Sì. Niente, anche questo è un fantascientifico, possiamo dire. Anche questo tutto. Ovviamente tutto a colori. E niente, anche qui sketchato. Però qui questo. Ok, quindi Maeb non è citata, quindi mi sa che non è colorato da lei. Comunque, infatti, c'ho lo sketch di Newt, fatto da lui e basta, ecco. Molto, molto bellino. Quindi, queste sono le due nuove opere che saranno composte da un paio di volumi, entrambe. Quindi, almeno Newt e Bobo mi pare hanno detto che uscirà tipo fra 6 mesi il prossimo volume. Quindi non per Lucca Comics prossimo, quindi GG. Poi, dato che siamo in ambito Shockdom, sì, ho un altro volume che. Questo invece l'ho preso su eBay perché trovarlo adesso non so quanto sia facile trovarlo, ed è il fanservice si paga a parte. È un insieme di illustrazioni non solo di Drizzt, ma un po' di tutti i suoi personaggi, ovviamente femminili, ovviamente not safe for work, diciamo così. Qui purtroppo non. Io puntavo molto su questo volume perché volevo farmi fare un personaggio in particolare, che è appunto Katie, la mia preferita di Drizzt, però mi ha detto che, da una parte giustamente, questo tipo di carta, che è proprio lucida a mo' di carta fotografica, appunto per rendere al meglio le sue pin-up. Non è buono per disegnarci sopra, quindi mi ha fatto solamente un piccolo sketchettino di Alonso che invece fa parte di The Author dell'altra serie. Qui, vabbè, dai, forse qualcosina ve la posso far vedere. Che quelle forse meno esplicite. Ecco Katie, il mio grande amore. Infatti, quando gli ho detto così del finale non mi è piaciuto, ho detto: anche te sei rimasto orfano di Katie. Eh sì. Katie purtroppo
È finita male in quel modo. E vediamo, questo invece è di The Author, con appunto tutta la schiera delle muse. E per alcuni versi The Author mi è piaciuto anche più di Drizzt, perché è proprio una cosa geniale. Cioè, è proprio una cosa strambissima che però ci sta un botto. E niente, dai, ve lo faccio vedere così in velocità. Però insomma, si è capito di cosa parla questo volume. Comunque, molto bello. E che a me i suoi disegni piacciono tanto. Come rende, sa rendere sexy le sue protagoniste e i suoi personaggi. Ok, sempre lui. Andiamo da Tora Edizioni, che è un altro, è l'editore di The Author e di tutte le cose che ci gravitano attorno. Quindi, insomma, lui ha toccato diversi editori. Di The Author anche lì erano usciti i volumi, sono quattro volumi, mentre di Drizzt sono tipo 10 volumi. E ho comprato tutto quello relativo a The Author, tranne The Author originale, perché appunto anche quello l'ho letto su Facebook. Mi hanno gentilmente regalato queste posterini barra cartoline di appunto di The Author. Lei è Fosca e questi mi hanno fatto morire perché li hanno chiamati i culo poster. Quindi questi due che stanno a rappresentare i Secret Files, che sono questi volumi qui. Quindi ovviamente questa è Baba Yaga, che quindi questo è associato a questo, e sono dei volumi particolari in quanto limitati e numerati a 299 copie l'uno. Eccolo qua. Quindi questa è la 27. Ce l'avevano, l'ho presa istantaneamente. Anche qui è un insieme di illustrazioni, in questo caso di Baba Yaga. Ovviamente il dualismo tra Baba Yaga e Katie in Drizzt c'è, quindi per molti Baba Yaga è il loro personaggio preferito. Quindi questo è lo sketch, ovviamente NSFW, con tutte le illustrazioni, se mi riesce, farvele vedere in velocità. Comunque, anche qui si è capito di cosa stiamo parlando. Appunto, questi culo poster sono associati a questi Secret Files. Questo invece è di Vant, che è però di Fantasy Enders, che è un'altra serie, cioè è la serie attuale che sta portando avanti. A quella non mi ci sono ancora approcciato, perché devo ancora capire in che modo è uscita, se è online, se è su Patreon. Mi sono iscritto anche al suo Patreon prima di Lucca, e quindi boh, staremo a vedere. Anche queste in velocità me le ha fatto dei mini sketch sui culo poster. Qui abbiamo sempre Alonso, e anche qui Alonso, e mentre questo è Brandolino. Un topo che c'è su Drizzt. Ok, poi appunto Secret Files di Baba Yaga, mentre quello di Vant, che era quello più vecchio, che è stato il primo uscito, era esaurito perché erano 299 copie, ma era già uscito tempo fa, mi sa, quindi niente. Vediamo. Poi abbiamo The Author Instagrave, che sono questi due volumi. Eccoli qua. Che sono sostanzialmente un insieme di strisce aggiuntive di The Author. Ma sì, Instagrave, perché tipo l'aveva fatto uscire su Instagram tramite storie, una cosa del genere. E quindi sono state raccolte in questi volumi. Sostanzialmente sono uguali, mi hanno detto che cambia ovviamente la copertina, e la parte finale di queste strisce è vista
dai punti di vista delle due protagoniste, diciamo, da Talia e da Fosca. Quindi cambia leggermente nel finale e poi... Sì, e le qualche immagini così di illustrazioni di backstage in fondo, ovviamente su quello d'Italia sono d'Italia e quello di Fosca sono di Fosca. Quindi c'è questa piccola differenza. Costano 25 euro l'uno. All'inizio avevo preso solo quello d'Italia e tipo il giorno dopo mi ero detto, no, beh, dai, tanto sono quasi uguali, ne prendo uno solo perché non costano poco. Però alla fine l'ho preso anche quell'altro, ovviamente, perché sono un cazzo di malato. E niente, quindi anche questi schiacciati. Qui ovviamente abbiamo Talia, che è una delle muse, è la musa protagonista di The Author, e di qua abbiamo Fosca, ovviamente. Questo è molto bello. Questo mi piace di profilo così. Ok, cos'altro da dire? No, niente. Ah, sì, ok. Finisco con Muse Compendium, che è un altro volume, penso uscito da poco, sempre della Tora, che è un compendium di tutte le muse di The Author, di tutta la storia. Che molte però non compaiono neanche nella storia. Quindi la loro comparsa, di cosa sono muse, tipo Talia, ad esempio, è la musa della commedia, e tutte le altre sono delle varie arti, della musica, della scultura e così. E anche i personaggi non muse di tutto The Author. Questo, schiacciato, con Nete, perché lei e l'altra sono gemelle, si chiamano Mese e Nete, ma non mi ricordo mai quale delle due è. Credo che lei sia Nete. Ok, sì. Mese è lei, che è sua sorella gemella. E sono entrambe tipo muse dei videogiochi, del lato artistico in quel senso, così. Quindi lei è una nerd incredibile, quindi vabbè, dai, mi sono fatto schiacciare lei. Le volevo entrambe, però questo l'ho fatto schiacciare mentre era alla Salda Press in Napoleone, perché non c'era nessuno, quindi ho detto, vabbè, anche se non è l'editore di riferimento, vado lì, tanto non c'era nessun altro. E me lo sono fatto schiacciare, solo le avevo chiesto Mese e Neta insieme, e però ho detto, guarda, però tra un minuto devo essere dalla Tora Edizioni, quindi... No, ok, Salda Press era tipo, non era Salda Press, però era eGames, e quindi doveva andare in Piazza Napoleone, che ho detto, vabbè, fammi solo Nete allora a questo punto. Quindi niente. La storia di Tora Edizioni è che, giustamente, un po' tutti gli autori ti fanno fare uno sketch solo e magari il resto te l'autografano. Quindi mi ha detto, guarda però, tanto sei qui, non c'è tanta gente, quindi se vuoi gli sketch su tutti i volumi, ti rifai la fila e te li rifai. Quindi eravamo io e altri due ragazzi, e quindi ci siamo girati tutto tra di noi, quando uno finiva andava e ritornava in fondo alla fila, e quindi mi sono fatto sketchare tutto. Quindi GG e grazie per la pazienza, Bicio. Niente, comunque mi piace veramente tanto e tramite Patreon ti dà anche un codice sconto per Gumroad, che è un sito in cui appunto gli autori pubblicano la loro roba e lui pubblica le cose vecchie, tipo le ricompense degli altri perk di Patreon, quelli magari più costosi, e quindi anche chi non era Patreon ai livelli più alti se li può comprare, tipo un anno dopo vengono caricati anche su Gumroad. E quindi mi sono comprato qualche doujinshi ispirato alle sue opere. Ovviamente doujinshi, per chissà cosa sono, avete già capito di cosa stiamo parlando. Ma lasciamo fare. Altra new entry, possiamo dire, è Loputin.
Loputin, anche lei, ho iniziato relativamente da poco da seguirla, però ho praticamente quasi tutto, cioè che ho letto e alla fine ho preso tutto. Lei l'ho sempre vista lì, cioè sempre vista, i suoi volumi li ho sempre visti lì alla Shock Dome. Ero sempre mezzo attratto e mezzo no. Non mi sono mai deciso a prendere niente di lei. Poi alla fine, boh, mi sono deciso, l'ho comprato su Amazon, un volume, e ho detto, vai, vediamo com'è, e poi da lì, vabbè, alla fine li ho presi tutti, perché diciamo, mi è piaciuto molto. Perché ha uno stile molto particolare, quasi gotico, ottocentesco, pizzi, tutte queste cose un po' così. Alcune illustrazioni sono molto... come si dice, conturbanti, sconcertanti, un po' strambe. E quindi, appunto, non mi ero mai deciso. Questo è il nuovo volume edito da Stay Shop, che appunto è uno shop dove c'è anche altra roba sua, stampe, cornici, cose varie. E appunto c'è il nuovo volume che è Leggende giapponesi, ovviamente. Non potevo lasciarmelo scappare. E appunto penso parli di varie figure del folklore giapponese, demoni e cose varie. Appunto, cioè, vedo che c'è la descrizione e un disegno per ogni personaggio, chiamiamolo così. Questo era in preordine, l'avevo preordinato sul sito e con ritiro a Lucca Comics. Dato che era un preordine, ti regalavano anche una stampa, anche questa già autografata, quindi sono arrivato lì con la mia mail dell'acquisto, c'era il pacchettino giallo delle poste con il mio nome sopra e tac, e te lo danno. C'era anche questo dentro, boh, cose varie. E la scelta era tra questa litografia e un'altra, ho scelto questa, ed è già sketchato e autografato e dedicato. Veramente bello, devo dire, questo mi piace veramente un sacco. Appunto, ha questo stile che devo dire mi piace molto. Quindi, sì, molto molto bello. Faccio vedere qualche tavola. Per l'appunto questa è la litografia. Vedete, tutte cose un po' strane, tipo scheletri, ossa, roba così. Negli altri suoi artbook, viene fuori molto spesso il tema della ragazza e del lupo. Non so cosa bene il perché. Infatti, se l'avessi potuta incontrare, gliel'avrei chiesto. Perché non la conosco così bene da sapere il perché di questa cosa. Ma c'è questa tematica che a lei è molto cara e si vede che molto spesso la tira fuori. Ha fatto molte illustrazioni su questi due, chiamiamoli, personaggi. Non l'ho fatta perché mi era portato la roba dietro, però bisognava ritirare obbligatoriamente il ticket alla Shock Dome. Ci arrivo martedì tipo alle 10:30 la mattina ed erano già esauriti ovviamente. Però la tizia mi fa tipo... sono esauriti, erano tipo una ventina. Io spero di aver capito male, però mi sembra di aver capito una ventina. Ho detto, cavolo, in una sessione fa solo 20, magari fa 20 sketch, però sono 20, cioè sono veramente pochi. Ora non mi ricordo quanto durava appunto la sessione, però boh, se li fa tutti in questo modo, come abbiamo visto su questo volume, allora lo posso anche capire, perché insomma, questo non si fa in 2 secondi, ecco. Quindi quello sarebbe l'unico motivo per cui ne fa così pochi. Quindi, vabbè, tanto finché non provi
di persona a vedere come vanno questi firmacopie, non puoi mai capire quanto seguito ha un autore. Perché appunto lei, seguendola da poco, appunto non la conosco molto, e però a regola c'ha la sua bella frotta di gente che la segue. Ma passiamo all'ultimo autore, e per chi mi segue sul mio profilo personale di Instagram ha visto che sono riuscito a conoscere il mitico, quasi leggendario, John Romita Jr. Appunto, lui era ospite tramite la Panini, ovviamente, che ha sicuramente per l'occasione, perché era i 60 anni di Spider-Man, e quindi c'era. Si può dire, insieme a Tim Burton, secondo me, i principali ospiti di quest'anno. Ecco. Allora, lui faceva sessioni, ha fatto una sessione al giorno, sì, quindi era presente tutti e 5 giorni. Io ci ho provato sia sabato che domenica, fallendo, perché la Panini non sa lavorare, palesemente. L'ho anche detto nella storia su Instagram, perché non sanno gestire le cose. E a questo punto mi viene da dire che non vogliono gestire le cose, perché non ci vorrebbe molto. Quindi non ci vuole un genio per capire i problemi che stanno lì dietro. Quindi sono loro che non vogliono gestire queste cose. Quindi no, non che non sanno, non vogliono semplicemente, che sono dei bastardi. Io in questo caso mi sono fatto autografare Kick-Ass numero 1, l'ho autografato sulla copertina. Non so perché. Dato che comunque di spazio nero ce n'è quanto ne vuoi, non so se è un'usanza americana quella di autografare la roba sulla copertina. L'unica nota positiva è che ti potevi portare i volumi da casa senza aver l'obbligo di comprare niente per poter accedere al firmacopie. Ma questo è un po' per tutti gli ospiti della Panini, mi sa, quindi su questo niente da dire. In molti non lo fanno, ecco. Quindi bastava che almeno uno dei volumi che ti portavi dietro fosse della Panini. Quindi io mi sono portato questo, perché alla fin fine di lui non ho quasi niente. E arriviamo al discorso. Portato questo e quello per me più importante, che vado a togliere la bustina, è un volume al quale sono molto affezionato, perché in origine non era neanche mio, era di mio fratello, ed è il volume speciale dell'Uomo Ragno dell'11 settembre 2001. Questa è la prima ristampa, è la sta seconda edizione, cioè c'è scritto anche qua. Seconda edizione, perché la prima mi pare che non avesse il fiocco o comunque non c'era lo skyline, come si vede qui, delle torri. Era leggermente diversa. E infatti, eccolo qua. Un po' tipo una ventina di anni fa. Ecco qua il buon John Romitone. E su questo, prima gli ho dato Kick-Ass e ho visto che l'ha autografato sulla copertina, gli ho chiesto, mi sono messo le mani avanti e gli ho chiesto quest'altro se me lo puoi autografare dentro. E così ha fatto, molto gentilmente, e mi sono beccato anche un mini sketch come fa lui della faccia di Spider-Man. Molto, molto bellino, molto prezioso sostanzialmente. La firma è molto semplice, JR, JR, niente di chissà che. Però è stato molto interessante conoscerlo, diciamo così, e quelle due o tre parole anche in italiano che ha proferito, però ci sta. Ci sono.
Il perché del quale sono molto affezionato a questo fumetto non ve lo so dire. Forse il messaggio che c'è dietro, sostanzialmente, che i supereroi si ritrovano ad affrontare questo grande male, diciamo, e nonostante tutti i loro superpoteri, non se ne sono né accorti né riusciti a fermare questo disastro che è successo. E ovviamente lavorano con le forze dell'ordine per aiutarli a soccorrere i feriti, a accosare le macerie. Il messaggio principale di questo fumetto è che non sono loro i veri supereroi, ma sono stati appunto i poliziotti, i vigili del fuoco di New York. Ne ho già parlato di questo fumetto in uno dei miei primissimi video su questo canale. Appunto, il messaggio che mi è sempre piaciuto è stato questo. Emblematica, come dissi allora, è l'ultima tavola in cui in primo piano ci sono appunto poliziotti e vigili del fuoco e solo sullo sfondo ci sono i supereroi, perché non sono loro i protagonisti di questo fumetto. Quindi è molto toccante, ecco, diciamo così. E risfogliandolo si vede la sua abilità, perché ci sono delle tavole che sono stupende. Tipo questa è la prima, cioè anche solo l'inizio di questo fumetto è bellissimo. Interrompiamo la normale programmazione per trasmettervi questo notiziario speciale. Scritto qui in grande. Poi qui sotto le coordinate del World Trade Center, segui il rumore delle sirene, volti la pagina e bam, c'è questa opera d'arte sostanzialmente. È una cosa incredibile. Già solo come inizia ti mette veramente i brividi. E poi, vabbè, altre tavole incredibili. È giusto un volume di, boh, quante saranno? 20 pagine neanche. Però è veramente tanta roba. Anche quest'ultima, sulla terza di copertina, questo disegno è veramente spettacolare. Ritrae quel pezzo di torre molto famoso, ritratto molte volte. Quindi niente, su veramente onorato di aver fatto la sua conoscenza e di essere riuscito ad avere il suo autografo. Questo mini sketch non so se lo faceva a tutti, non lo so. Spero di essere stato uno dei pochi fortunati. E niente, è stata veramente un'esperienza forte, diciamo così. E adesso vi racconto il come sono riuscito ad avere il suo autografo. È stato uno stillicidio. Allora, sabato per assurdo, perché comunque sabato e domenica sono i giorni più pieni, con questo abbiamo concluso la roba che ho preso lì. In realtà no, maledizione. Facciamo una piccola parentesi, torno subito. Quando ero ai Games, mi ero segnato appunto una cosa di Drizzt, quindi torniamo su Bigio, e al Dragon Store della Raven Edizioni. Sfogliando di nuovo Drizzt che avevo concluso, veniva fuori che c'era questo link a questo volume, Drizzt Classics Untold, che praticamente è il remake delle prime 80 strisce, perché Drizzt, essendo stata la sua prima opera, le prime strisce erano, diciamo, abbastanza brutte. È stato proprio il suo esordio come artista. Quindi qui sono state remakeate nel suo stile, che praticamente è quello attuale, quindi fatte, diciamo, a modo. E l'insieme di tutte quelle piccole avventure di personaggi secondari di Drizzt, delle piccole avventure, appunto, quasi spin-off, ecco, chiamiamole così. Questi l'ho comprati sul sito della Dragon Store perché lì a Lucca non ce li avevano. Questo e
NSFV, tanto per cambiare, qui chiamato come Notable Selection of Fanservice Wonders. Anche qui è un insieme di illustrazioni delle sue pin-up, come le chiama lui, di tutte le sue varie opere. Anche qui andiamo a vedere in velocità. Anche qui, insomma, avete capito di cosa stiamo parlando. Quindi queste mi sono arrivate successivamente e queste me le porterò l'anno prossimo per farle sketchare, ovviamente. Chiusa parentesi, torniamo su John Romita. Come avevo detto, la pessima gestione della Panini. Perché sabato e domenica sono i giorni più pieni. Per assurdo, sabato ero quasi riuscito a ottenere l'autografo, mi ero messo in fila ed ero nel gruppo di coda degli ultimi. Infatti sono arrivato lì praticamente all'orario della sessione di autografi, quindi già sbagliando sicuramente, però vabbè, ero lì. Ho detto proviamoci. Era alle 5. E niente, la sessione parte, si arriva, tipo boh, alle 5:20 arriva una tizia della Panini. Che fa, ma voi qui che state facendo? Ho detto, siamo in fila per John Romita. E ho detto, ma guarda, in realtà io avevo dato a un tizio della fila, cioè un ragazzo che doveva fare gli autografi, non uno dell'organizzazione, avevo dato questo cartello, boh, sarà stato un cartello grosso così, con scritto, io sono l'ultimo della fila, non verranno accettate altre persone, insomma, una cosa del genere. Questa cosa è già stata usata, anche l'ho vista in altri, comunque, file di sessioni di autografi, non è la prima volta che la vedo. Il problema è che questo coglione non lo faceva vedere, e nessuno l'aveva visto, se lo teneva qui, boh, nascosto, sulla buzza, nessuno lo sapeva, perché non lo diceva alla gente, non lo faceva vedere, e grazie al cazzo. Anche questa qui tutta mezza sclerata dicendo ma l'abbiamo detto di continuo di qua e di là, mai vero. Erano 20 minuti che eravamo lì, nessuno aveva detto niente. Va bene, incazzamenti vari, gente che ha sbroccato, c'era uno del sud che faceva casino, però alla fine non è stato fatto niente, sostanzialmente se ne sono lavati le mani. La lamentela più significativa era che giustamente non puoi affidare l'organizzazione di una sessione di autografi alle persone che stanno facendo la sessione di autografi. Cioè, mettete o una transenna o un cartello, un foglio scritto, qualsiasi cosa, comunque dovete farlo voi, non è che potete affidare questa cosa alle persone, ai clienti. E niente, quindi molte persone appunto del gruppo di coda si sono incazzate e niente, però alla fine sostanzialmente la cosa è morta lì. E niente, siamo andati avanti fino alle... durava un'ora e mezzo la sessione, quindi fino alle 6:30. Lui è rimasto anche tipo 20 minuti in più, quindi buon'anima anche lui. Lui non ci può fare niente sostanzialmente. E però alla fine eravamo rimasti in boh, una trentina di persone, 20-30. Quindi qualcuno che era davanti a noi, dopo il cartello, forse c'è, è anche riuscito a entrare a farlo. Però una volta arrivati noi, sostanzialmente, quasi letteralmente, ci hanno sbattuto la porta in faccia. E niente, questa è andata come è andata il sabato. Domenica, ci riproviamo, anche ritrovando le stesse persone che non ce l'avevano fatta il giorno prima. Arriviamo lì, io sono arrivato tipo 1:40 prima della sessione e la coda era già chiusa, perché c'erano già tutte le persone, insomma la fila era già piena, sulle 180 persone. Infatti la Panini aveva messo anche dei post su Instagram con scritto appunto ci scusiamo per i cazzi e mazzi,
Come regola abbiamo messo un massimo di 3 volumi a persona e un limite massimo di 100, di 180 persone. Però appunto anche questa cosa dei 3 volumi, boh, era stata buttata lì, ma poi alla fine non lo so quanto sia stata effettiva. Perché alla fin fine lì non è che c'è uno fisso a controllare la fila e chiedere, oh, te quanti volumi hai? Non la fanno sta cosa. E quindi niente, io e altre due ragazze che erano lì, appunto si chiedeva per la fila e dice no, è già chiusa, per oggi abbiamo finito. E quindi niente, quindi domenica subito, instant, ci siamo levati dalle palle. E arriviamo al martedì, il giorno della morte, dell'esodo. Arrivo lì, la sessione era alle 2:30, alle 8 aprono le biglietterie e alle 9 apre la fiera. Quindi io alle 8 avevo già il mio braccialetto, perché la biglietteria era proprio accanto alla Panini, meno male, e alle 8 io ero davanti alla Panini, aspettare alle 9 che aprisse. Ok? Ero il quindicesimo della fila, quindi GG. A posto, diciamo che il nostro posto era quasi assicurato. Arrivo lì, ovviamente fuori dallo stand, chiamiamolo stand, ma alla fine non è uno stand perché è l'ex cavallerizza di Lucca, che è quindi un edificio proprio di Lucca, non è un padiglione fatto per Lucca Comics. E la buona anima del primo ragazzo che era in fila, fa: abbiamo. Dato che questi della Panini non fanno un cazzo, si è capito dopo 4 giorni di fiera che non vogliono fare un cazzo, vogliono lavarsene le mani probabilmente, sostanzialmente, e dice ci gestiamo tra di noi. Ha fatto un gruppo Telegram con la lista delle persone, il numero, nome e cognome. Quindi numero 1 sono io, numero 2 Tizio Caio. Io ero il mio numero 15 con il mio nome segnato in questa lista. E quando continuava ad arrivare la gente per la fila, l'abbiamo fatta aggiungere alla lista. Il gruppo era bellissimo perché si chiamava Romitone Lucchese. Geniale. Aveva dato un nome originale facile da trovare subito su Telegram. E niente, alle 9 apre la fiera, quindi ci fanno entrare nel serpentone delle firme. E ok. Più che altro questo ragazzo, eravamo arrivati tipo sulle 60, già a 60 persone dopo un po', quindi la fila in realtà non si è neanche pienata neanche velocissimo, cioè quindi uno poteva farcela anche a entrare un po' più tardi, non è che alle 9, boom, era già pieno. Giustamente questo ragazzo aveva detto, guarda, dobbiamo stare qui fino alle 2:30, quindi se uno vuole andare in bagno, giustamente, a mangiare, a pranzare, o semplicemente c'ha altri cazzi da fare a Lucca Comics, perché non tutti sono fortunati come noi che siamo a Lucca, io sono andato lì 3 giorni, magari c'è uno che viene dal sud Italia e ci sta, ha la possibilità di starci un giorno solo, non è che può stare più di mezza giornata in fila, giustamente, ti girerebbe parecchio il cazzo. E quindi niente, ci siamo accordati così. Quindi io alle 10, tipo alle 10, sono venuto via. Ero andato a vedere per i ticket per l'Oputin, come avevo detto prima. Quindi lei è saltata perché, vabbè, erano esauriti. E nel frattempo mi sono fatto macaione alla Bao e altri due o tre stand che mi mancavano da vedere. Sono tornato alla Panini, giustamente diceva fate lo stretto necessario, cioè non è che state, venite via e vi ripresentate dopo 5 ore. Cercate di tornare il prima possibile, un tempo umano, ecco. Poi vabbè, si era tutti mega tranquilli, cioè, quindi non c'era grossi problemi. Quindi niente, io sono stato via 2 orette, praticamente. Quindi sì, verso l'11:30 così più o meno ero lì,
Mi ero già preso la roba per mangiare, avevo già mangiato un boccone, quindi anche per pranzo era a posto. E niente, quindi da quando sono tornato fino alle 2:30 io sono stato in fila al mio posto. Esattamente al mio 15° posto. Mentre arrivo lì, praticamente mi hanno detto che mentre ero via, è arrivato un tizio della Panini e fa: "No, ragazzi, così non possiamo accettare questa cosa. Voi dovete stare in fila, punto. Senza appelli." Cioè, una cosa veramente che ti fa cascare veramente i coglioni. E niente, vabbè, però a me è andata bene perché quando sono rientrato non c'era nessuno che mi ha detto niente, quindi grazie a Dio mi sono rinfilato al mio posto e mi è andata di culo. E niente. Ok, quindi vabbè, da lì poi non me ne fregava più niente perché io ero lì al mio posto, aspettavo le 2:30 e ciao. Quindi a posto, legit. La ciliegina sulla torta è stata quando verso 1 o 2 ore prima dell'inizio della sessione, giustamente gente tutta strafatta perché era lì dalle 8 di mattina, lì ci eravamo messi a sedere per terra, giustamente, eravamo lungo il muro di un edificio, chi aveva le seggioline portatili, giustamente, genio. E chi se l'ha messo per terra, me compreso. Arriva uno della sicurezza, perché organizzazione di Lucca e sicurezza sono due cose separate, non sono gli stessi tizi. Sono questi in tenuta nera, appunto della sicurezza, e vatte la pesca. Arriva uno e ci fa: "No, ragazzi, per questioni di sicurezza, non potete stare a sedere." Quella è stata veramente proprio l'apoteosi dell'idiozia più totale. Io ho chiesto anche con faccia incazzata: "Ma perché, scusa?" Ho detto: "Questione di sicurezza." Così. L'unica cosa che mi possa venire in mente è: succede un casino, la gente deve scappare e te magari intralci la cosa perché sei a sedere. Però, cazzo, lì di spazio a voglia te. Se ce n'era, cioè c'era tutto il fuori di questo edificio, cioè, no, quindi quelli della Panini pretendevano che te dalle 8 no, dalle 9 di mattina fino alle 2:30 per 6 ore, quelli della Panini pretendevano che te dovevi stare in fila, fermo, in piedi per 6 ore. A me sembra che la sicurezza, che vadino a ledere la tua sicurezza per una persona deve stare 6 ore in piedi senza neanche poter andare in bagno. Poi non lo so, a me sembra questa la cosa di sicurezza, non quella che ha detto quel cazzo di coglione pelato che è venuto a dircelo. Quindi niente, ragazzi, questa è stata. Poi alla fine, grazie a Dio, ero tra i primi, mi sono levato dal cazzo e tanti saluti. Penso che non rifarò mai più una fila del genere per una persona così famosa, alla Panini, perché non se lo meritano, devono andare a fanculo. Decisamente. No, perché qui abbiamo raggiunto livelli di idiozia a livelli incredibili. Un'altra piccola cosa, i primi della fila erano quelle due persone, due fortunati al giorno che in un particolare volume che era un artbook di Spider-Man di John Romita Jr., solo due al giorno trovavano questo golden ticket, un po' alla Willy Wonka, e avevano il diritto a uno sketch. Quindi le prime due persone della fila, a regola, erano questi due e poi la fila, diciamo, è iniziato a scorrere. E tra l'altro c'era anche uno della Panini lì a sedere accanto a John, gli davi i volumi, te li sistemava, te li levava dalle pellicole e glieli preparava a lui in sequenza, insomma, per rendere il tutto un po' più fluido. Niente, questo era tutto quello che avevo da dire sulla maledetta Panini, assolutamente.
Quindi pessima gestione, teste di cazzo, non vogliono fare niente, non ci spero di non doverci tornare mai più. Quindi le cose che non sono riuscito a fare alla fine sono Loputin, Mirka Andolfo, perché mi era portato la roba anche di lei, che però aveva una sessione sempre alla Panini inframmezzata nel tempo di attesa di quella di John. Tipo da mezzogiorno all'una, una cosa del genere, però non me la sono sentita di lasciare la fila dopo tutti quei discorsi che avevo sentito, quindi ho preferito evitare, se no mi giocavo la possibilità finalmente di fare quel cazzo di autografo e niente, quindi lei è saltata, vabbè, pace. Ho tutto autografato di lei. Tra l'altro è venuta anche a Prato, nella mia fumetteria storica, a fare una sessione di autografi, quindi anche lì le avevo dato un po' di roba. Mi mancava giusto Sweet Paprika, tipo i numeri 3, quelli regular, praticamente sì. Mi ero portato solo quelli. E niente, altre cose saltate. No, basta, loro due, quindi Loputin e Mirka Andolfo. Sì, per il resto sono riuscito a fare tutto. Quindi, questo Lucca è stato molto pieno, devo dire molto pieno, ho fatto un botto di roba, nonostante ogni anno sembra che alla fine non abbi poca roba da fare, ma poi in realtà mai vero. Soprattutto quest'anno quello che mi premeva di più era veramente, ovviamente, a parte l'importanza di John Romita, è stato Bigio. Perché appunto Drizzt e The Author mi sono veramente piaciuti un botto, cioè mi hanno veramente scosso. Il finale di Drizzt soprattutto, in particolare. E mi hanno scosso sinceramente, quindi ci tenevo a conoscerlo e a farmi fare i suoi sketch. Per il resto, discorso su Luca in generale, bordello di gente, sabato e domenica sold out, 75.000 biglietti, che all'inizio dovevano essere 50.000, mi pare qua. Insomma, quando c'erano ancora le prevendite e poi dopo una conferenza stampa furono aumentati al limite a 75.000. Delirio totale. L'anno scorso era una pacchia in confronto. L'anno scorso non erano 50.000, erano meno. Erano tipo, boh, 30.000 massimo, mi pare. L'anno scorso era veramente una pacchia andare al giro, è stato veramente bello, te lo godi di più, anche se Luca senza gente, cioè Luca Comics senza gente non è Luca Comics, sicuramente. Appunto, che dire, forse il giorno di punta ancora di più, forse era domenica per assurdo, quindi neanche sabato. Anche se la quantità di biglietti venduti era la stessa, però ho avuto la sensazione che domenica veramente era il delirio più totale. Ma poi ho sentito storie assurde con questo cazzo di One Piece Red, Madonna che coglioni, era ovunque. La gente che voleva fare questa caccia al tesoro, che doveva andare al giro per tipo tutta Lucca, cercare questi 20 sagome per farsi fare il suo timbro sulla mappa. E poi, boh, se la completavi tutta ti regalavano, non ho ancora capito bene cosa, delle cose random forse, ma gente completamente impazzita, cioè senza senso. E poi un giorno c'era tipo una fila da fare per ottenere tipo uno dei 50 shikishi, penso, non lo so, perché c'era anche ospite il regista del film di One Piece. E credo fosse uno shikishi disegnato da lui, ma non lo so. Era uno shikishi di One Piece Red. Ho sentito storie di gente accampata alle 3 di notte per fare quella fila. Ragazzi, qui stiamo passando un po' la parte, mi sembra. No,
prima volta che sento questo tipo di storie, veramente una cosa assurda. Per non parlare di Tim Burton, cioè livelli di follia incredibili. Che poi Tim Burton non faceva neanche delle firme, cioè non lo so, tipo al massimo potevi fare una foto, ma non lo so. Cioè io sono fatto questa cosa incredibile di John Romita, però almeno alla fine hai qualcosa tra le mani, hai un cazzo di autografo. Tim Burton non le faceva, quindi che cazzo spendi 3 quarti di giornata per farti una fila per cosa? Boh, per una foto. Mi sembra un po' eccessivo, sinceramente, un po' tanto eccessivo. Poi era andato sold out anche il lunedì, e mentre il martedì, che era il mio ultimo giorno, sono arrivati a... le prevendite erano arrivate a 45.000 biglietti, e poi a fine giornata erano a 55.000, quindi vuol dire che in loco hanno venduto 10.000 biglietti. Quindi vabbè, alla fine è stata l'edizione dei record, ha battuto i record di biglietti venduti. Ok, quasi ogni anno è sempre così, quindi Lucca va sempre di più a crescere. Secondo me, inizio ad avere paura veramente per l'anno prossimo, perché secondo me, l'anno scorso era un'edizione molto limitata, venendo dal Covid. Quest'anno è stata una via di... È stato aumentato con praticamente tutti gli stand soliti di Lucca Comics e aumentati i biglietti, ma secondo me l'anno prossimo sarà il vero Lucca con cioè il limite che c'era prima del Covid, ovvero 90.000 biglietti al giorno. Mi sa che l'anno prossimo, sempre se non succede nient'altro di incredibile, saremo a quei livelli lì. E inizio ad avere paura perché il sabato e la domenica diventano veramente, oserei dire, quasi ingestibile, perché la città ha una capienza massima, cioè fino a un certo punto puoi reggere, ma poi boh, secondo me siamo sul il limite era 75, ma eravamo sulle 100.000 persone nei fine settimana, al giorno. Gestire una mole così di persone, lo capisco che è un vero casino. Forse o aumentare i giorni della fiera, ma già vennero aumentati da 4 a 5 qualche anno fa. Oppure aumentare gli stand, cercare di spargere la cosa più in tutto il centro di Lucca. Però sì, sono cose che stanno facendo molto lentamente. Sì, nel corso degli anni si è ampliata, e l'hanno sempre detta sta cosa, di voler ampliare sempre di più, però vedo che ancora più o meno è molto simile agli anni scorsi. Quindi, boh, speriamo veramente che riescano a gestire la cosa, perché poi grazie a Dio non succede mai niente. Che non mi ricordo mai di grossi casini successi a Lucca Comics. Però veramente spero che rieschino ancora una volta l'anno prossimo a gestire la cosa. E questo mi rimanda a un piccolo discorso che volevo fare, appunto, che non succede mai niente. Torniamo indietro, volevo dire. Il problema è che se magari volessero spostare, un'opzione sarebbe spostare gli stand, spargerli magari anche fuori dalle mura e fare una cosa un pochino diversa, secondo me Lucca Comics si snatura, perché la sua unicità, ricordiamo che Lucca Comics è la seconda fiera più importante del mondo, del settore, dopo il Comiket di Tokyo, e la prima fiera più importante europea. È l'unicità della città di Lucca. È proprio il suo marchio di fabbrica, è la sua unicità. Se gli togli quello e rendi Lucca Comics una fiera fatta nei polifiere, come vabbè, le altre fiere del fumetto più blande, non è più Lucca Comics, è un'altra cosa. A parte che è impossibile gestire una quantità di persone così alta anche nei polifiere, quindi vabbè, è ovviamente impossibile.
Però se mai dovessero cambiare così radicalmente, snaturi veramente la sua essenza. Perché l'essenza di Luca è questo, è la sua, a parte i casini, le file, i bordelli, il tempo speso sopra, però una volta che sei lì è veramente una cosa unica e magica, possiamo dire. È proprio una cosa fuori dal mondo. Prendo un po' in prestito le parole del post che ha fatto Licia Troisi, che tra l'altro appunto anche quest'anno non sono riuscito a beccare perché aveva tipo una sessione sola di firme il 31, che quindi io non c'ero, quindi niente, vabbè, anche lei quest'anno niente. Appunto, questa sua unicità, tutte queste persone che però non succede mai niente di grave, a parte... Ho visto un botto di ambulanze a giro, un casino nel fine settimana di ambulanze, veramente incredibile. Però, appunto, perché lì siamo tutti insieme. Molte persone è l'occasione di esprimere se stessi e di essere se stessi una volta che si è lì. E vedi che le persone... Per la maggior parte sono tutte tranquille, tutte contente. Cioè, se devono fare una fila, se la fanno, si chiacchierano con le altre persone. C'è cioè, questo clima veramente di felicità collettiva che anche quest'anno mi ha, forse soprattutto quest'anno, mi ha veramente colpito. Anche quando ero alla Tora Edizioni a farmi sketchare la roba di Bigio, Tora Edizioni non è uno stand gigantesco, anzi posso dire che è quasi anche organizzato male perché per comprare la roba, cioè lì sul bancone ci sono tutti autori, che c'è cioè, fisso firmacopie. Infatti Bigio era lì tutti i giorni dalle 5 alle 7, quindi a ruota. Quindi, e dietro gli autori c'erano due persone in piedi, quindi per comprare la roba dovevi chiederlo direttamente al tizio, ma ce l'ha? Perché lì sul coso magari mettevano i volumi dell'autore che stava firmando le copie in quel momento. Almeno lo vedi, lo compri e te lo fai sketchare subito, no? Quindi dovevi chiedere, ma ce l'hai questo? Io volevo cercare la roba di Bigio, infatti come ho fatto io, perché la prima volta che sono andato lì non c'era niente lì, quindi gliel'ho chiesto, ho detto, guarda, spiegami tutto quello che avete di Bigio. Una ragazza lì mi ha spiegato che questo e quest'altro, insomma, stanno comunque molto carini. E poi comunque anche tipo gli autori, tipo pagavi anche loro, cioè sembrava... Lì alla Tora ho vissuto un'esperienza molto bella, cioè erano tutti veramente complici, tutti insieme, tutti veramente contenti di fare quello che stavano facendo. Si respirava un clima veramente bello lì. Forse per la prima volta a Lucca sono stato... invidioso di un autore perché vederli in quel modo lì mi ha quasi commosso, ecco. E niente, piccolo discorso. Quindi niente, come ha detto la Troisi, Lucca, come dico sempre, è un luogo in cui noi nerd possiamo nerdare cattivamente ed essere noi stessi, anche se la questione essere nerd ormai è quasi diventata di moda, possiamo dire. Con 10.000 cose che siamo bombardati ogni giorno, sì, si è un po' snaturata la cosa. Vabbè, io rimango fedele a, ovviamente, lo sono sempre stato. Fin da piccolo, quindi vabbè, a me non mi importa più, non mi importa tanto di questa cosa. Io continuo a fare quello che ho sempre fatto e continuo a fare il mio.
Però sì, per molti andare lì ci vanno anche solo perché fa figo, diciamo, ormai essere nerd fa figo. E quindi, vabbè, le cose sono un po' cambiate effettivamente dalle vecchie edizioni in cui andavo, boh, 10 anni fa, una cosa del genere. Questo è stato il mio 15° anno a Lucca Comics e ne ho viste di cose. È cresciuta veramente, veramente tanto, quasi a livelli insopportabili. Niente, però alla fine, quando siamo lì è tutto bello, è tutto divertente. E come pensavo, una volta finito tutto, è stato come uscire. Ovviamente la depressione post Lucca, quella c'è sempre, perché non vorreste che finisse mai. Ho perso il filo del discorso. Volevo dire che... Quando una volta finito tutto è stato come aver preso una boccata d'aria dopo che sei stato in immersione sott'acqua. È stata proprio quella cosa che ti mancava, ma che non sapevi neanche ti mancasse. È veramente una boccata d'aria, a parte il casino e tutto, la gente, ok. Però quando sei lì, non ci fai caso, cioè magari poi dopo ci pensi, però per me quest'anno è stata veramente una boccata d'aria. Poi essendo che sabato sono andato con i miei amici e domenica e martedì ero da solo. Ovviamente le cose le faccio più quando sono da solo perché insomma, cerco di stare con i miei amici e non sicuramente non obbligarli a fare le file che faccio io. E infatti ci siamo lasciati un paio di volte, ritrovati, vabbè, come al solito. Però sì, quest'anno sì, è stato un po' tornare come alle vecchie edizioni, però appunto ho avuto queste veramente good vibes che mi hanno invaso veramente tanto. Basta ragazzi, ho parlato anche troppo, è veramente lunghissimo questo video, vi chiedo perdono se qualcuno mai è arrivato fino a questo punto. Quindi niente ragazzi, dai, ci vediamo alla prossima, da Mr. L92 è tutto, ciao ragazzi.